sono convinto che siamo chiamati a costruire un modello nuovo, molto più responsabile di prima, molto più competitivo di prima, dove il design è veramente una leva strategica fondamentale per lo sviluppo economico di questo paese. Ma uno sviluppo che ha delle responsabilità di sostenibilità, di valori, di felicità, che altre discipline, altre forme di design non si sono mai poste. E io credo che Index e il Compasso d'Oro con fatica cerchi di fare un punto costante, è un continuo parlarsi. Una volta c'era un singolo curatore, adesso invece siamo un po' nutriti con diverse provenienze, anche geografiche, diverse competenze per poter poi gestire al meglio la selezione del Compasso d'Oro. Ci sono ancora le star del designer, del design, il designer star, no? Quelle che appartengono a questo star system, è giusto che ci siano e sono legati magari a particolari settori, però c'è anche un design emergente fatto di giovani, fatto di studi, questi studi si riconoscono dietro una sigla e quindi diciamo perdono un po' quella dimensione di anonimato. Ci sono i centri di ricerca e sviluppo delle imprese che collaborano magari con designer, e insomma c'è veramente un lavoro collettivo all'interno di questa selezione. È una storia di retroazione tra momento dell'ideazione e momento della produzione, e questo non vale solo quando si parla di prodotti, diciamo, quindi il design nel sistema del mondo dell'arredo per esempio, ma vale anche quando si parla di servizi, in aiutare e assecondare laddove i nostri operatori, il tessuto diciamo cittadino, ha avuto l'intuizione, ha cominciato a fare lo scatto in avanti e deve essere aiutato anche in termini di costruzione di reti relazionali. Abbiamo citato poco fa proprio la magia che esiste quando l'architetto e il designer entra a lavorare con il centro ricerca e sviluppo di ogni singola azienda e fa diventare reale qualcosa che fino a poco prima era semplicemente sulla carta. Siamo un piccolissimo stato che però ha veramente un occhio di bue puntato addosso, proprio perché tutti ci invidiano non soltanto il nostro paesaggio, il nostro tessuto territoriale, ma anche il nostro tessuto industriale. I designer stranieri vengono a bussare alla porta delle aziende italiane perché vogliono lavorare con le aziende italiane. E perché noi abbiamo quella capacità, quella flessibilità, quella creatività anche nel mondo imprenditoriale di creare delle cose che al di fuori della Lombardia o del nord Italia è quasi impossibile. Le aziende che hanno saputo fare innovazione e hanno saputo fare design hanno sostenuto questo mercato italiano. Confindustria ha già sollecitato governo per poter fare appunto delle azioni per le aziende che esportano. Io credo che le istituzioni, e quindi ribadisco, concordo pienamente con l'assessore Tajani, debbano incentivare, sostenere, favorire, forse è il termine più giusto, lo sviluppo di quanto già dal basso sta emergendo.